Ciao, sono Michele, lo chef che oggi vi farà una bellissima ricetta, un dolce, un tiramisù. Un tiramisù non il classico congelato, ma faremo una crema di mascarpone con della panna per dolci, uova, zucchero, savoiardi e poi una spolverata di cacao. Il primo procedimento che faremo è di prendere la panna, mi raccomando, deve essere fredda, tenerla in frigo almeno un paio d'ore. La mettiamo in un recipiente, puliamo per bene il contenitore e la montiamo. La panna si è montata, possiamo staccare, prendiamo la panna e la mettiamo in frigo. Nel frattempo facciamo l'altra operazione. Mi raccomando di pulire le fruste. La seconda operazione da fare è prendere l'albume dell'uovo e metterlo in un contenitore. Lo separiamo per bene e poi il tuorlo lo mettiamo qui in un altro contenitore. E così facciamo per quattro uova. Una volta separati il tuorlo dall'albume, montiamo l'albume. Abbiamo montato l'albume dell'uovo e anche questo deve andare in frigo. Mettiamo in frigo e adesso prendiamo il mascarpone e lo mettiamo insieme al tuorlo dell'uovo. Poi ci mettiamo 4 cucchiai di zucchero. E montiamo tutto insieme. Abbiamo montato il mascarpone e il tuorlo dell'uovo con lo zucchero e adesso prendiamo quello che avevamo messo in frigo e lo uniamo. Mettiamo la panna e dolci che avevamo messo montato e messo in frigo e la uniamo al mascarpone. Poi prendiamo l'albume montato e mescoliamo il tutto. Stiamo mescolando tutto e abbiamo formato questa bella cremina. Ho messo la crema nel sac à poche, chiusa. Prendiamo i biscotti savoiardi e li tagliamo a pezzettini.
questo modo. Così. Poi tendiamo il sac à poche, tendiamo la forbice, tagliamo e mettiamo un po' di crema sul fondo del piatto. Bagniamo il biscotto savoiardo nel caffè e lo mettiamo nel piatto con la crema. In questo modo. E poi ci ripassate un altro po' di crema sopra. Prendete un po' di cacao ed eccolo, il tiramisù dello chef Michele.